Ciao a tutti e bentrovati. Con il video di oggi, prima di iniziare, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina in modo tale che venite informati per ogni video che posto e poi decidere se vi interessa o meno l'argomento, dato che ne tratto vari. Cliccate la campanella e mettete un mi piace. So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Eccoci qua. Volevo leggervi una cosa del. Ho inserito nella mia tesi perché la sto riscrivendo. Allora, per esempio, nella prefazione dico: quando ci lasciamo andare e proviamo a seguire questa forza che vibra insieme al segno e dalla intensità del colore, qualcuno potrebbe esserne trascinato e seguire questa forza mentre si disperde nell'aria sotto forma di vibrazioni sonore. Pensiamo ad un pennello intinto nell'inchiostro di colore nero. Se proviamo a scrivere qualsiasi lettera dell'alfabeto con la nostra mano, non solo succede che se avessimo l'udito abbastanza sensibile sentiremmo il suono prodotto dalle setole del pennello che scivolano sul foglio e che sarà più o meno intenso in base alla forza impiegata nello scrivere, ma potremmo udire anche il canto di un'epoca lontana, scritta nel DNA della storia dell'uomo, un canto che ci suggerisce l'origine di quel segno, del perché della sua forma e della sua linea, un canto silenzioso che conserva la nascita di quesiti più importanti che l'uomo si sia mai posto. In ogni millimetro di quelle linee è custodito il DNA, che non è composto di cellule e sostanze organiche, ma dalle paure, dalla voglia di immortalità, dai sentimenti di dominio dell'uomo nei confronti del proprio essere. Le catene che uniscono le formule di questo particolare DNA sono fatte di sacralità allo stato puro. Oggi si potrebbe pensare che la scrittura è stata spersonalizzata dalla macchina da scrivere o in tempi più recenti dal computer e da qualsiasi altro strumento tecnologico munito di tastiera digitale. Le stesse lettere con cui sto scrivendo sembrano spogliate del loro suono primordiale, sono come gusci vuoti, tamburi rotti dai quali sono forse usciti per sempre gli spiriti creatori del mondo. Tamburi che apparentemente non producono ormai alcun suono. Ma non è neanche corretto confondere la standardizzazione delle lettere con la loro forma, che le rende simbolo del proprio suono. Probabilmente le lettere dei nostri computer, come qualsiasi lettera scritta a mano, è paragonabile ad uno strumento a corde. La lettera aspetta solo di essere riconosciuta come tale. A quel punto basterà solo farla vibrare per sentirne la voce, una voce lontana di chi è figlio dell'uomo per darne testimonianza. Questa cosa l'ho scritta in prefazione della mia tesi di laurea in pittura, che scrissi intorno al 2000, mi sembra, cioè 20 anni fa. Questa è un po' la prefazione del mio mondo. La tesi l'ho fatta tra il 2001 e il 2002. Poi l'ho rivisitata nel 2017. Ora spero di riuscire a finirlo sto libro, perché sennò
Per esempio, vi leggo questo e poi vi saluto. Te che stai rigovernando casa e ti faccio compagnia, ti do un grande abbraccio. Pulisci bene la cucina, sistema la camera da letto. Vai, coraggio, hai portato i figli a scuola, brava. Coraggio. Te che stai lavorando, sei dentro un camion. Che guidi e c'hai quest'anima che vuole sognare, coraggio. Te che sei tra i libri, tra il computer, tra le cose, dai, 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 che ce la fai. Allora, niente, mi piace pensare di farvi compagnia. Lo dico perché qualcuno mi ha detto: Serena, mi fai compagnia nelle cose che faccio, mi rilassi, le mie cose. L'importante è che non guidate e vi addormento, poi il resto mi fa piacere. Allora, un linguaggio fuori dall'asse del tempo, un viaggio con l'Homo sapiens e uno scriba. Primo capitolo, tratto dal mio libro, inedito, non ancora pubblicato. Come nasce la scrittura? Mi domando. Me lo domando e la mia mente inizia a fantasticare. È uno dei misteri legati alla creazione dell'uomo, la scrittura, come nasce. Stando ai libri di storia, sembrerebbe che la scrittura sia nata grazie ai graffiti dell'Homo sapiens. Inizia così il mio viaggio nel tempo. Provo ad entrare in quel luogo in cui sono raccolte le memorie infinite di vite passate, presenti e future. Un luogo dove l'asse del tempo si muove su un unico spazio, un unico punto. Con la mente mi sposto in questa linea e provo ad osservare quello che succede, ciò che ho già vissuto e visto milioni di anni fa. È un ricordo importante, un ricordo che cambierà il futuro dell'uomo. Mi trovo in una grotta ed ho raccolto da terra un oggetto che mi sporca la mano. Qualcosa mi ha suggerito che come poteva sporcarmi la mano, poteva essere utile per imbrattare il muro della mia grande grotta. Sono un uomo di circa 34 anni, anche se ne dimostro di più. Il vento, le intemperie, la fatica di sopravvivere mi invecchia più rapidamente. Mi guardo i piedi e sono sporchi, callosi, grandi, pelosi, marroni perché cotti dal sole, sporchi di sangue e terra perché sono appena tornato da una caccia. Oggi abbiamo trovato delle sirene in spiaggia, che facevano il tifo per i loro uomini, un po' preoccupate ma eccitate, hanno assistito alla nostra vittoria. I loro uomini pesce e noi insieme abbiamo cacciato i bisonti. I cacciatori dell'acqua e i cacciatori della terra oggi hanno combattuto insieme. Oggi hanno cacciato insieme. È un grande giorno. Dal cielo si sono uniti i guerrieri dell'aria. Gli uomini aquila armati di spade affilate e corazze maestose e eleganti. Oggi lo sento, è un grande giorno. Abbiamo finalmente cacciato insieme, senza combattere l'uno contro l'altro. E i bisonti uccisi sono stati divisi in parti eque. Che giornata! Come posso rendere indelebile ciò che sento? Come posso? Questo giorno domani non esisterà più. Chi potrà raccontarlo e ricordarlo? Sono un uomo, semplice, primitivo, ma non per questo non provo emozione, felicità, commozione. Poi osservo le mie mani sporche di sangue, ormai raggrumato e secco. Stringo questo oggetto, che gli uomini del futuro chiameranno grafite. Lo stringo forte, quasi da farmi male, e qualcosa mi spinge ad avvicinarmi alla mia grande parete della grotta. Della grotta madre, la grotta che ci custodisce, ci protegge da secoli. Inizio timidamente a fare dei segni sul muro e così mi accorgo che ogni linea mi fa sentire vivo, ogni segno racchiude una vibrazione che fa parte della mia energia. Oggi donerò un po' della mia energia a questa grotta. La donerò tramite questo piccolo sasso nero magico. Con la punta del sasso appare un'immagine astratta che riesce a definire il mondo che ancora non sapevo esistere in me.
Oggi è un grande giorno, una grande caccia è stata vissuta e un nuovo mondo scoperto. Ora so di avere una mente che immagina e che può portare fuori le cose raccolte dentro e spostarne nella parete della mia grotta. Farò dei segni e poi disegnerò i bufali di oggi e le sirene e le aquile ed i miei compagni di caccia e tutto rimarrà incantato dentro alle linee di questi segni. Mi porteranno fortuna e saranno di buon auspicio per le cacce future. Ecco il sasso magico, ora lo avvolgo in un fazzoletto di pelle di camoscio. È uno strumento prezioso da non perdere, così come il sangue delle mie mani, che con il sudore ora è di nuovo liquido. Posso lasciare il segno di chi sono per i miei figli che verranno e per rendere omaggio e grazie ai bisonti morti per il nostro sostentamento. Lascerò qui, su questo muro, il loro sangue a forma delle mie mani per rappresentare la nostra unione. Loro sono morti, li mangeremo e torneranno a vivere dentro i nostri corpi. L'impronta della mano incisa col sangue del bufalo che mi aiuta a sopravvivere sarà la traccia del mio grazie. Oggi è un grande giorno. Con il segno della mia mano impresso su questa parete ho scoperto che esiste un io e successivamente nascerà un nome. È così che mi piace pensare la nascita del segno, diventato poi scrittura. Ritorno al punto di partenza e ora mi trovo all'interno del luogo delle memorie. Ho voglia di scrutare le mie origini legate alla scrittura e la mia mente va lì. Passo in un istante alla memoria di quello stesso uomo che un tempo era un primitivo ed oggi vive nella civiltà maestosa, elegante ed imponente che noi conosciamo come Egizia. Immaginiamoci per un momento di essere sopra questa linea temporale che ci guiderà lungo l'asse del tempo per sognare, fantasticare ciò che nel passato potrebbe essere realmente accaduto, ma di cui non abbiamo testimonianze viventi che ci possono raccontare, ma solo reperti archeologici significativi, ma privi di istruzioni, né manuali allegati. Ci baseremo dei segni lasciati nel tempo e della nostra fantasia. Andremo ad attingere al sapere universale che sta dentro il tutto e lì incontreremo lo stesso personaggio che ha camminato lungo l'asse del tempo e adesso si trova nel VII secolo avanti Cristo, che rimase affascinato dal segno, dalla scrittura e dal simbolo. Camminiamo insieme a lui lungo il nostro sentiero illuminato dalle molliche di pane bianche e di pollicino per non perderci e lungo quell'asse del tempo incontriamo lo stesso uomo che adesso è uno scriba egiziano. Sono sempre io, mi spiega, la memoria dell'uomo che viveva nelle caverne. Adesso ho imparato a muovere il mio sasso magico e addirittura uso altri sassi magici appuntiti che mi aiutano a lasciare dei segni nella roccia. L'emozione è sempre la stessa. Creo dal nulla un messaggio, un'idea che ho nella testa. La sensazione di creare è un'emozione indescrivibile. Scrivo per il mio faraone, sono fiero del mio lavoro. Ogni paesaggio, animale, fiume, oasi, roccia o persona fanno parte della scenografia vivente di un grande miracolo. Il Dio del Sole che illumina e benedice ogni cosa mi guarda e mi guida. Guida la mia mano. Non sono io che scrivo, ma è la mano divina del Dio Sole che mi conduce. Pulite e perfette le lettere raccontano del fiume Nilo, del suo potere di fertilità e vita. Parlo attraverso i miei segni, racconto del mondo della vita del faraone e del suo mondo dopo la morte. Mi lascio condurre in queste memorie lontane e tutto ha un senso.
Questo è tratto dal mio libro non ancora pubblicato, che sta dentro la chiavina del computer e mezzo provato a stampare, ma insomma è un progetto ancora da definire, che fra i vari titoli che gli ho dato, la scrittura tra simbolo e segno di memoria. Sottotitolo: una parola come un disegno ed un suono di Serena, c'è il mio cognome. Mi sono ispirata guardando una foto su internet di delle grotte dove ci sono disegnate delle sirene. Vi abbraccio tutti, mi fa piacere tenervi compagnia e a questo punto vi saluto e alla prossima. Ciao! Thank you.